Benvenuti a questa nuova lezione per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana. Come sempre vi do un grande benvenuto caloroso fraterno a questa diretta. Spero vogliate, se così vi piace, condividere questo video e dare like per aumentare la visibilità di questo video nel quale parliamo, conversiamo, pratichiamo la meravigliosa lingua italiana. Come sempre un forte abbraccio. Spero che oggi anche voi stiate vivendo una giornata molto felice, molto serena. Qui in Italia, come sempre, un gran caldo, per cui spero mi perdonerete se ogni tanto potete vedere sul mio viso un po' di calore, un po' di sudore, perché chiaramente fa caldo, è tempo di andare a mare. Anche se oggi, in particolar maniera, domenica, e spero che stiate trascorrendo una bellissima, gioiosa domenica in compagnia delle persone che amate, dicevo, oggi vi è pioggia, quindi sta piovendo ed infatti, pur continuando a far caldo, perché adesso è un caldo afoso, adesso abbiamo anche la pioggia. Speriamo che possa portare un po' di freschezza e quindi ho utilizzato questa foto alle mie spalle nel quale ritroviamo un bellissimo vicolo, una viuzza bellissima con un canale che potrebbe essere sicuramente una bella via di Venezia o in provincia di Venezia, perché tipicamente quella zona del Veneto presenta dei canali di questo tipo. Salutiamo con grande affetto Anna Claudia, Delma, Laura, Adriana, Giunanis, Luz Karime. Come state, cari amici? Come va la vostra giornata? Cosa state facendo? Cosa fate oggi? Daniel mi scrive dal Perù. Un grande abbraccio anche a te. E allora, come va questo periodo della tua vita? Come va la vita in Argentina? Come va la vita in Messico? Come va la vita in Italia? Mi starete chiedendo. Va veramente una meraviglia. Allora, voi sicuramente conoscete l'ironia o anche la satira, che sono cose importanti anche per ridere, anche per passare con allegria momenti difficili. E allora io in questi video tenterò di utilizzare l'ironia, la comicità, il sorriso per parlare di cose importanti, ma con un distacco che mi permette di continuare a parlarne senza complicazioni. Voglio sapere se voi siete capaci di cogliere, comprendere la mia ironia, perché sarà un'ironia sottile, sarà un'ironia nascosta, proprio perché nei momenti oscuri, difficili della nostra civiltà, l'ironia, la satira, la comicità sono fondamentali anche per superare le odiose e fastidiose restrizioni delle persone potenti che ci impediscono o ci vogliono impedire di dire la verità. Salutiamo Anna Claudia, Guadalupe, buongiorno. Allora mi dice Clarissa, io sto cucinando. Brava Clarissa, cosa stai cucinando? Io oggi, siccome è domenica, ho passato una bella giornata in compagnia della mia famiglia. Come dicevo poco tempo fa, sta piovendo, quindi abbiamo una giornata umida, c'è molta umidità nell'aria e unita ovviamente al caldo che ancora è presente in Italia, soprattutto nel sud, ovviamente è difficile fare questi video proprio perché sento caldo e non è, però con il vostro aiuto e soprattutto con i vostri like, se voi mettete like a questo video, riuscite ad aiutare questo povero uomo che sono io a continuare nella motivazione di insegnarvi l'italiano, condividere opinioni libere e insieme partecipare. Ecco, mi dice Clarissa, sto cucinando spaghetti alla bolognese. Congratulazioni. Abbiamo anche Anna Claudia che sta cucinando e quindi abbiamo una logica deduzione da fare insieme. Essendo che la domenica è un giorno tipicamente destinato
a pranzare in famiglia, pranzare significa almorzar, è probabile che molte donne oggi stiano cucinando, puede che sia all'alrededor del mediodia in questo paese, pure l'uso orario, quindi è possibile che attualmente nel vostro paese di riferimento, magari non lo so, Colombia o Argentina o Cile, adesso ci si avvicina al mezzogiorno, le 12, le 11, dipendendo dal paese, quindi state iniziando a cucinare. Cosa cucinate oggi? Allora, Clarissa sta cucinando spaghetti alla bolognese. Anna Claudia, cosa stai cucinando tu? Invece, vediamo un attimino, André mi dice, che bella la pioggia, qua stiamo vivendo un periodo secco molto forte e stiamo soffrendo a causa di questo clima. André, che mi scrive dal Brasile, mi dispiace tanto che in questo momento ci sia un momento di secchia, sicuramente passerà anche questo. Clarissa mi dice che sono le 12:30, David sta cucinando il riso, salutiamo Susanna, Fabian mi dice da quanto tempo che non vedevo la tua diretta. Allora, caro Fabian, e questo anche per aiutare tutti voi, ricordatevi, molto molto importante, se volete essere avvisati con le notifiche immediate delle mie dirette, è molto importante che vi sottoscriviate al canale di YouTube Marco Nisida attivando la campanella e poi date like a questo video adesso e condividetelo nei vostri mezzi sociali. Perché? Perché in questa maniera Facebook, YouTube daranno una diffusione maggiore a questo video e vi notificheranno le prossime volte, ok? Pertanto, suscrivansi al canale YouTube, attiva la campanita, Marco Nisida, me encuentra en todos los medios sociales con mi nombre y apellido, también recuérdense suscribirse al video curso gratuito italiano en marconisida.com, para que cuando no haya directa, ustedes puedan seguir estudiando directamente al correo electrónico. Salutiamo anche Bettina, mi dice Delma che sta locro de zapallo. Ok, mi devi per favore aiutare, Delma, nella traduzione di questo piatto. Non so, forse è un piatto tipico della tua regione, forse è un nome in codice per una deliziosa ricetta di quale paese? Argentina? Perù? Cile? Mi raccomando, fammi sapere. Allora, Vittoria mi dice che è Argentina e mi scrive da Cordoba. Favoloso, favoloso. Allora, come vi sentite? Come vi sentite dal punto di vista dell'umore? Vi sentite felici? Vi sentite ottimisti? Vi sentite allegri? O vi sentite tristi? Vi sentite un po' depressi? O vi sentite con un po' di pessimismo? Come stai tu? Come stai tu? Come ti senti? Felice, allegro, entusiasta, vitale? O ti senti un po' triste, depresso, un po' magari preoccupato, preoccupata? È importante, parliamo di queste cose. Ricordatevi che non esiste peggiore situazione di quella in cui una persona non esprime le sue emozioni. Esprimere le proprie emozioni è importante. È importante perché in questa maniera si determina autonomia e indipendenza. Quando tu esprimi le tue emozioni, le comprendi e le possiedi. Possedendo le tue emozioni, entri in controllo di te stesso, entri in controllo delle tue emozioni. Allora, intanto Anna Claudia mi dice che cucina della carne al forno e Delma ci scrive dal Perù, salutiamo anche Vittoria e Bettina. Vediamo, mi dice, guardate che bello, mi dice... Clarissa, io sono ottimista, sono felice, mi fa tanto piacere, congratulazioni. Delma dice, è una crema di zapallo con papa, queso leche, accompagnato di arroz. Non so come spiegarlo in italiano, il nidio se. Però allora, diciamo, la crema di zapallo con le patate, con il formaggio ed il latte, accompagnato dal riso. Ecco, io ho fatto la traduzione degli ingredienti, però una sì, non so che sia il zapallo, che sarebbe il zapaglio, sicuramente, no? Ok, verdura e insalata sta mangiando Anna Claudia. Vediamo cosa dice Bettina.
Oggi è un bel giorno. Ho ricevuto una visita di tedeschi in Colombia. Sono molto felice di vederli. Quindi, probabilmente Bettina, ecco, adesso anche conoscendo il tuo cognome, che spero di pronunciarlo bene, Koisdorf. Quindi, probabilmente hai degli amici o familiari in Germania che sono venuti a trovarti in Colombia. Un forte abbraccio, congratulazioni. Abbiamo tante persone che mi dicono anche di essere felici. Abbiamo Alejo, che è felice, molto felice, fantastico. Laura, sono molto felice, mi fa tanto piacere. Vediamo, mi dice anche... Bettina conferma quello che ho detto, quindi congratulazioni. Maia mi dice grazie per tutto Marco, tu sei il migliore del mondo, saluto dalla Calabria, dalla Colombia. Maia, tu sei molto gentile, seriamente, sei molto gentile. Io sono appena una persona che tenta di vivere con autenticità, con vitalità e con sincera verità. La persecuzione che bisogna affrontare per tentare di essere autentici è complicata. Quindi il tuo saluto cordiale è molto bello e mi aiuta a continuare. Grazie Maio, un forte abbraccio. Bettina dice sono tedesca, fantastico. Io non parlo il tedesco, è una lingua molto bella, molto importante, in Europa perlomeno. Esattamente utile per te, magari conoscere il tedesco anche in ambito professionale. Susanna mi dice: sono andato a fare un viaggio verso l'interiore del mio paese, il Perù. Che bello il paese Perù! Il Perù è molto bello. Vediamo se ho delle fotografie del Perù, perché volevo insieme a voi magari fare un piccolo viaggio virtuale. Proviamo a scrivere Perù e cercare insieme qualche fotografia. Guardate, cari amici, guardate che bello il Perù, ok? Guardate alle mie spalle, questo è il Perù. Il Perù è un paese davvero meraviglioso. Vediamo se qualcuno sa dirmi a quale costa del Perù questo bellissimo panorama, questa città, appartiene. Poi guardate anche quest'altra fotografia, fotografie bellissime. Questa sembra un pluviale del Perù, bandiera ovviamente del Perù, vedete che bella. Quindi ci sono tanti luoghi bellissimi, incontaminati di natura. Ecco il simbolo, diciamo così, biologico, la natura che si esprime attraverso questa fotografia. Cos'è questo? Un lama? Ditemi per favore come si chiama questo animale. Vedete? A chi non saluta dice ciao, io sono peruviano. Ecco, questo è un animale tipico del Perù, credo che si chiami il lama, però per favore consigliatemi voi. Ecco un attimino, guardate questo, sicuramente tutti lo riconoscerete, credo che si tratti di Cusco e probabilmente di Machu Picchu. Ok, e allora andiamo a vedere un attimo le vostre informazioni. Allora, Talia mi dice la Sierra, vedete? La Sierra. Poi abbiamo Talia che mi dice Apalca, Alpaca. Quindi vedo che voi conoscete. Poi Giama, oh, bravissimi, bravissimi, grazie. Vediamo, Melissa mi dice, sono peruviana, certo che ti saluto. Un forte abbraccio a Melissa peruviana. Brava, grazie per scriverti. Ecco, vediamo, mi dice anche André, io sto molto bene perché Dio sta con tutti coloro che hanno il cuore. Certamente, caro André, l'amore ci fa stare bene, l'amore è importante, l'amore ci dà salute, l'amore ci dà forza e ci dà anche ottimismo. Una vita senza amore è una vita triste, una vita con amore è una vita felice. Allora, buon pomeriggio anche a te Marina. Ecco, Talia mi dice che esattamente si chiama Cusco Machu Picchu, vedi? Allora, io come italiano, ma come anche altri europei, tutti quanti vorremmo presto andare a visitare il Perù, e in particolare Machu Picchu per noi è sempre un simbolo
turistico molto potente, anche un simbolo un po' mistico, storico, archeologico, davvero bellissimo. Vedete che bello, Thalia abita nella selva del Perù. Dimmi una cosa, cara Thalia, qual è la tua, diciamo, vita? Nel senso che proprio perché abiti nella selva del Perù, probabilmente ci puoi raccontare qualcosa di importante. Sarebbe interessante, seriamo interessante in algún momento, a hacer una directa con algunas personas que quieran contarnos algo de su país. De esta forma lo pasaríamos genial. Yo puedo ofrecer aquí un enlace para que las personas puedan participar en un directo como este y poder a lo mejor hablarnos, ¿no? Ahora, poderlo hacer en italiano sería lo mejor. Pero si no pueden, yo podría traducir en italiano y hacer algo didáctico. Ok, díganmelo, que yo con gusto lo hago, ok. Tomo un poco de agua porque con todo este hablar es un poco mejor tomar agua. Allora, Sonis me dice, ciao Marco, io sto molto bene, sta molto bene. Oh, mi fa tanto piacere. Poi abbiamo Anna Claudia che mi dice che l'Argentina è il paese più bello del mondo. Allora, ognuno ha un paese più bello del mondo. Credo, ovviamente, che emotivamente per te Argentina sarà, senza dubbio, il paese più bello del mondo, come per me l'Italia è il paese più bello del mondo. Ciò nonostante, possiamo anche decretare che ogni paese ha le sue peculiari bellezze e ha le sue peculiari, i suoi peculiari punti di forza. E quindi anche vorrei far vedere qualche immagine dell'Argentina. Salutiamo anche Erkai che dice: abbraccio Marco, sono peruviana ma vivo a Madrid da 16 anni. Devi sapere, cara Erkai, cara Erkai, che anch'io ho vissuto per quasi 6 anni a Madrid, quindi sono stato anch'io nella tua città e chissà che magari non ci siamo anche incontrati rapidamente. Vediamo cosa mi dice. Ecco, per esempio, Thalia mi dice che lei si trova in una bellissima città nella selva del Perù e fa tantissimo caldo molto spesso, ok? Cara Thalia, tu serías dispuesta, si yo te envío un enlace, si es que tienes una cámara buena y una buena, un buen micrófono, cuando digo buen micrófono es sencillamente que se escuche bien, que la gente te pueda apreciar la voz y escucharte o eventualmente verte, para poder un poquito hablarnos de tu vida en la selva, de cómo es la ciudad que está en la selva, porque son cosas muy bonitas. Si quieres, si me dices que sí, si tienes los requerimientos técnicos para participar, te puedo enviar un enlace y lo intentamos, ¿ok? Yo puedo tradurre en tiempo real las cosas que dices tú. Poi abbiamo Melissa, vediamo cosa mi dice Laura. Ciao Marco, io sono messicana e vivo a San Diego in California, perché mio marito è americano. Laura, che bello, congratulazioni per il vostro matrimonio, messicano-americano. È bello quando le persone di paesi diversi si sposano. Clarissa mi dice, sì, parliamo in italiano, ma Clarissa, vuoi tu parlare in italiano? Sei capace di sostenere una conversazione in italiano se io ti mando un link per fare una diretta? Ecco, è importante chiaramente avere anche un minimo di livello per fare una conversazione. Maie mi dice, grazie a te io posso capire il mio fidanzato che è italiano. Ecco Maie, brava, dunque il mio video e questi, diciamo, corsi che io metto a disposizione per tutti voi ti stanno permettendo di comprendere il tuo fidanzato. Fidanzato significa novio, para quienes non lo sepan, e quindi probabilmente Maie si è innamorata di un ragazzo, italiano. Viva, viva l'amore! Allora, brevemente, antes de seguir con cosas increíbles, con efectos especiales, con pim pum pam maravillosos, vamos rápidamente a recordarle a las personas que son nuevas en este canal, que aún no me conozcan, que es importante, sumamente importante, que se suscriban al video curso de italiano gratuito en marconisida.com. Lo que ven a mis espaldas, óigame, es la página web mía oficial.
marconisia.com. Entren a marconisia.com y verán aquí la imagen del Coliseo donde dice video curso básico y gratuito. Recibe 100% gratis el video curso italiano básico y gratuito directamente a tu correo electrónico. Entonces, simplemente le puedes dar aquí clic a la imagen del Coliseo, se va a abrir otra página y rápidamente ingresas tu correo electrónico y aceptas recibir los videos gratuitamente sin compromiso a tu correo electrónico para que puedas aprender gratuitamente conmigo a practicar, a hablar, conversar en italiano desde la primera clase con un método súper fácil y eficaz. Entonces, suscríbete al tuto italiano en marconisida.com. Esto es era el fin de la promo, porque así se sienten motivados, si lo digo con esta voz de vendedor de coches, a estudiar italiano conmigo. Allora, vediamo qualche altra bella fotografia che posso farvi vedere. Ovviamente abbiamo un'altra bellissima fotografia di Venezia sulla gondola, dove andiamo a fare proprio, andiamo a celebrare l'amore. Come sempre ricordo alle persone che por favor también suscríbanse al canal de YouTube Marco Nisida activando la campanita y darle like a este video para que podamos seguir en contacto. Allora, dicevamo, appunto, Alejo mi dice che probabilmente non devo... ecco, non bevi acqua, bevi una birra oppure il vino. Ho capito, Alejo. Tu stai dicendo, stai pensando che questa coppa di... questa coppa, questo diciamo non è un bicchiere, è una tazza, questa si chiama tazza in italiano, questa tazza potrebbe contenere anche vino, però in realtà ti dico che sto bevendo acqua. Perché sto bevendo acqua? Perché quando parli tanto come faccio io è importante bere acqua per le corde vocali. Allora ci hai provato, caro Alejo. Vediamo cosa dice Bettina. Il paese molto bello, ok, il paese più bello del mondo per me è Colombia, bellezza, natura e anche molta storia. Allora, la Colombia è davvero un paese bellissimo, mi piace tanto, quindi sono d'accordo con te Bettina, è assolutamente molto bello. Io ho visitato personalmente il Venezuela, un paese meraviglioso, il Venezuela. Il Brasile, bellissimo anche, Colombia, meravigliosa, Panama. L'America Latina è tutta bella, l'America Latina è bellissima, a me piace moltissimo l'America Latina, infatti facciamo vedere una bella fotografia dell'America Latina, vediamo, America Latina, America, c'è una canzone bellissima, vediamo, ecco questo è l'emblema dell'America Latina, vedete, come lo chiamiamo? Lorito? Il pappagallo? Bellissimo, allora vediamo se c'è una mappa dell'America Latina. Però non credo che ci sia. Allora, volevo dirvi questa cosa. In America Latina, o meglio detto, parlando di America Latina, c'era una canzone bellissima, e questa canzone, se ricordo bene, è di un artista un po' controverso, però anche molto interessante, che ha scritto una canzone bellissima sull'America Latina, ok? Credo che si chiami Calle 13, ok? Quindi Calle 13 è un artista che in passato io amavo ascoltare, soprattutto perché c'è una canzone dedicata all'America Latina ed è commovente ed è realmente molto dolce, davvero vi invito ad ascoltarla. Qualcuno mi può ricordare il titolo di questa canzone di Calle 13? Oh, abbiamo anche una ragazza spagnola, Adriana, ciao, come stai? Pensa che io ho vissuto a Madrid per quasi 6 anni, quindi conosco la tua nazione, mi piace molto e ho avuto delle buone relazioni con tanti spagnoli. André mi dice, mi piace molto l'idea di fare una diretta, però non posso ancora parlare l'italiano, solamente comprendo alcune cose. Non ti preoccupare, piano piano, piano piano. Victoria mi dice, sono un'infermiera, mi sento molto stanca, ma quando mi sveglio sono grata per la possibilità di imparare dai miei errori e ricominciare. Brava Vittoria, congratulazioni per il tuo italiano, congratulazioni per le cose che ci scrivi, continua a lavorare duro, soprattutto continua ad amare e a fare il tuo lavoro con amore per aiutare le persone. Allora, vediamo qualche altra bellissima foto, anche questa di Venezia, molto molto bella. Anche se molti di voi amano le foto colorate, perché ci piace il colore. Vediamo cosa mi dice Ruben.
Ruben mi dice: ciao Marco, Messico è il paese amico, e riceve a tutti con le porte aperte per essere felici, per divertirci, per godere delle sue bellezze naturali. Oh, quindi andiamo tutti a godere queste bellezze naturali appena sarà possibile, se sarà possibile. Voi tutti sapete che io amo viaggiare, voi sapete che amo viaggiare, amo le persone, amo la natura, amo la vita e amo la libertà. E per quello bisogna lottare per preservare la libertà, perché quando la gente malvagia vuole togliere la libertà, poi non la concede, non la ritorna, non la devuelve. Ricordatevi di studiare la storia, ricordatevi di studiare la filosofia, antropologia, politologia, sociologia, gia, studiate in poche parole il logos, il pensiero, la logica, osservate, studiate, ponderate, siate coscienti, perché eliminare la libertà è un istante. Ricordate Venezuela, ricordate Cuba, ricordate Nord Corea, ricordate l'Italia, purtroppo, la Germania del secolo passato, l'ex Unione Sovietica, ricordate, e osservate il parallelismo, osservate cosa sta accadendo. Chi ti mente una volta, ti mente due volte, ti mente tre volte. Come dice un bellissimo passaggio della Bibbia, la persona che entra nel recinto saltando come un ladro, come un delinquente, stai attento, perché non viene a repartire amore, non viene a fare il tuo bene, viene a toglierti tutto. Quindi stai attento, stai attenta. Quindi io amo la libertà, e proprio perché amo la libertà difenderò la libertà. E così potremo viaggiare, potremo vivere, potremo abbracciarci liberamente e passeggiare, camminare e cantare insieme. Che bella cosa, è una giornata e sole. E ci divertiremo insieme, perché questo è l'amore, stare insieme. Ok? Allora, andiamo a vedere. Fantastico, vedete quanti messaggi di incoraggiamento. Luscarime dice: André, mi succede lo stesso, però io sto già facendo il corso con Marco, quindi vedi, mi raccomando André, io ti conosco anche perché tu mi hai iscritto su Telegram e so perfettamente che sei una persona molto impegnata, sei una persona che si sforza, non preoccuparti, l'importante è stare insieme. Ecco, vedete, adesso mi manda un messaggio un po' triste. Mari ci dice: ciao Marco, mi sento triste, sono passati 3 mesi da quando le mie nipoti sono andate a vivere in Italia, mi mancano. Cara Mary, immagino che la distanza che tu possa provare adesso con le tue nipoti sia fonte di tristezza, però ti voglio anche dire che in questo momento peculiare dobbiamo tentare sempre di essere vicini nello spirito, vicini nel cuore. La vera vicinanza non è necessariamente fisica, dobbiamo essere vicini nell'amore, nella verità, nella giustizia. Quello che importa è anche il futuro insieme, il futuro delle tue nipoti, il tuo futuro. Quindi in questo momento, se posso permettermi, cara Mary, ci sono dei problemi più urgenti, ok? L'umanità sta affrontando un problema più urgente e sicuramente ci sono cose tristi, difficili, di natura individuale, personale e familiare, però è anche vero che in questo momento dobbiamo unirci insieme come fratelli e sorelle nell'amore, nella giustizia, nella verità e nella libertà, perché il nemico ormai è un nemico universale, è un nemico mondiale, è un nemico globale e sta tentando di separare le famiglie, separare, distruggere il nostro tessuto sociale, il nostro tessuto umano. E quindi, para decirlo en pocas palabras, tal vez no hubieran tenido que emigrar si los gobernantes de tu país no fuesen como son. Y lo mismo pasa en Italia dentro de poco, cuando la gente no sabrá qué hacer después de que hayan terminado de destrozarlo todo, no habrá ni un país a donde ir a esconderse o a emigrar. Por lo tanto, luchemos ahora por nuestros países, cada uno colectivamente con el amor de todos y con el amor de Dios. Allora,
E Talia dice: sì, si può, perfetto. Oh, cara Talia, allora se vuoi, io ti posso mandare un semplice link, ok? Con mucha atención, te lo voy a enviar a ver si es que lo logro hacer, que no sé si se puede. Oh, là là. Ok, come si fa per mandare questo link? Ok, vediamo un attimino. Io provo a inviarlo, un attimino, eh? Facciamo una cosa per vedere se riesco a farlo più piccolino, perché è un link, mettiamo, link shortener. Quindi adesso lo faccio piccino, questo link, in maniera tale da poterlo condividere in maniera molto più semplice. Va bene, ci provo con il desiderio di poter inviarti questo link che è molto molto lungo. E adesso facciamo un link piccolino. Eccolo qua. Adesso io questo link te lo passo, lo metto brevemente qui e quindi con questo link potrete voi partecipare alla diretta, va bene? Adesso ci provo a farla vedere. Eccolo qua. Questo è il link. Se tu scrivi questo link, potrai partecipare alla diretta con me. Va bene? Lo lascio in impressione un attimo, così puoi partecipare, va bene? Talia. Intanto salutiamo Stella che mi dice che è dell'Argentina. Maie dice: io voglio parlare con te in italiano. Fantastico, fantastico. Allora, se volete, noi possiamo fare. Allora, ok, voy a enviar este enlace. Este enlace para por si alguien quiere. Yo lo he enviado. Lamentablemente, lo están recibiendo solamente en YouTube. Por algún tipo de cuestión técnica, no se puede postear desde aquí en Facebook. Ah, bueno, ¿sabes qué? En algunos canales los hizo. Muy bien, muy bien. Allora, in ogni caso io vi ho mandato questo link. Ovviamente non posso ospitare tutti, posso semplicemente magari fare un numero limitato di persone e così facciamo un saluto. Por lo tanto, no se sientan mal si es que voy rápido, a lo mejor aceptamos un par de llamadas para saludar, hacemos un poco así de diversión, hacemos algo nuevo y a ver si nos gusta y luego sencillamente hacemos que la gente participe en nuestra conversación. Después de esto, yo si les digo que se escucha mal o por alguna cuestión técnica vamos a darle espacio a otras personas, no se sientan mal porque solo el hecho de que la tecnología nos limita un poco. Allora, Carmela mi dice: buon messaggio Marco, buon messaggio, mi fa tanto piacere. Allora io ho Fabian che mi sembra già pronto per fare una piccola conversazione. Allora io a Fabian lo inviterei innanzitutto. Salutiamo Fabian. Sei pronto Fabian? Ti vedo lì. Magari facciamo una piccola conversazione. E allora, in pochi secondi facciamo entrare Fabian in questa nostra conversazione. Vediamo se riesco. Ciao Fabian, come stai? Ciao Marco, molto bene. E tu? Sto molto bene, grazie. Che piacere conoscerti e salutarti. Sei stato il primo ad accettare e attivare questa conversazione. Ti vedo in ottima forma, ti vedo vitale, sorridente, è vero? Sì, anche adesso sì, sto benissimo. Già ti hai preso Oh, come... la vaccina o ancora no? Perdona? Che hai Già detto? ti hai preso la vaccina o ancora no? Tu sai perfettamente che di queste tematiche non possiamo parlare in questo momento. Perché non Ah, è bene. possibile, non è possibile. Questo video verrebbe probabilmente censurato se parlassimo di certe argomentazioni. Quindi ora noi ci limitiamo a parlare di italiano e mi piacerebbe sapere, comunque a scanso di equivoci, no, e non la prenderò mai. Però dimmi, tu da quale paese mi parli? Dal Messico. Oh, dal Messico. In che città esattamente? Si chiama Monterrey, è al nord di Messico. Oh, che bello Monterrey. Io spero di visitare presto il Messico perché è un paese bellissimo. Mi dicono che ha delle zone stupende anche a Cancun, ma poi ci sono delle zone di foresta, foresta quasi tropicale nel sud, no? È Sì, bella. adesso penso che Cancun e quella parte del Messico è male per la, come si dice, tormenta?
Sì, per le tormente, magari per il clima è un pochino burrascoso. Sì, Ho ma qui capito. Monterrey anche un po' caldo, troppo, troppo caldo, ma Troppo penso caldo, che troppo caldo. è meglio, meglio Cancun perché stai nella spiaggia e così. È Immagino che ci meglio. siano anche molte, molte belle ragazze in Messico, no? Sì, Dicono, anche. dicono. Allora, senti, Sì. guarda, ti faccio vedere, vedi che ci sono persone, Delma Cice, bravi, dice che è piacere fare una conversazione, poi abbiamo anche Laura, che è anche di Monterrey, quindi vedi, abbiamo un'amica in comune che adesso ti dice, io sono di Monterrey, ok? Quindi abbiamo tante persone che ci stanno seguendo, e dimmi una cosa, giusto per concludere la nostra conversazione, tu da quanto tempo stai studiando la lingua italiana? Come 6 mesi fa, più o meno, sei. Congratulazioni. Ma dimmi una cosa, tu sei una persona che si lancia, vero? Sei una persona coraggiosa. Sì, può dire che sì, può dire di sì. Bravo. Perché hai notato quanto è importante l'attitudine, l'attitudine mentale quando si impara una nuova lingua? Sì, qualche tempo fa ho parlato con qualcuno che diceva che ha molta motivazione per imparare nuove lingue e penso che quello è buonissimo. Quando vuoi imparare qualcosa devi avere motivazione per imparare. Assolutamente vero. Difatti, la motivazione, la curiosità, l'entusiasmo, la vitalità sono fondamentali in tutte le cose della vita. Bisogna anche avere fede, speranza, perché altrimenti la paura ci distrugge. Quindi la paura tipicamente è nemica, dell'amore, è nemica anche del progresso. Quindi, e senti, quanti anni hai per curiosità? 22. 22 anni, hai visto? Sei giovane, giovane, congratulazioni, una bella età. Allora, senti, una domanda che probabilmente le amiche in questo momento ci stanno chiedendo: ma tu sei fidanzato? No. No, e allora vedete, allora a tutte le amiche del canale, un bel ragazzo messicano, giovane, ecco, io non dico più nulla, va bene, sorridente. Ah, caro Fabian, sono contento della tua presenza, ti do un forte abbraccio e congratulazioni per il tuo italiano, ok? Grazie Marco, un saluto. Un abbraccio, stammi bene, ciao, alla prossima. Ciao. E se vuoi un altro giorno parliamo di quella tematica, ma su un canale protetto, va bene? Un abbraccio. Ciao. Ciao. Eccoci qua, che bello, avete visto come sono contento di aver salutato il nostro amico. Clarissa dice bella chiacchierata, e abbiamo tanti anche amici che ci scrivono da Messico, per esempio Tabasco, poi abbiamo persone dalla Repubblica Dominicana, e ecco, guardate e soprattutto spero prendete spunto, riflessione da Ruben, perché ha chiaramente dimostrato, perdonatemi, Fabian, stavo leggendo un altro messaggio. Fabian ha dimostrato, vedete, questa capacità non solamente linguistica, ma anche il coraggio, la serenità di parlare, di conversare. Quindi l'aspetto dell'attitudine mentale, la curiosità, l'allegria, la vitalità e soprattutto anche questa fede nelle proprie capacità o la fede in generale, la speranza, ti aiuta a superare la vergogna, ti aiuta a superare la paura. E quindi mi raccomando, seguite l'esempio di Fabian se per esempio volete partecipare. Io ho già inserito per tutti voi la possibilità di parlare. Come vedete, vi do nuovamente il link che potete utilizzare per partecipare e vediamo. Un buon messaggio scritto da Riccardo. Molto bene il ragazzo messicano. L'importante è non avere paura al ridicolo e parlare. Bravo, sono d'accordo, Riccardo. Esattamente.
L'importante è superare, l'importante è non preoccuparsi troppo di quello che pensano gli altri. Uno dei grandi problemi della nostra psiche, uno dei grandi problemi dal punto di vista anche antropologico e sociale, è che psicologicamente abbiamo paure, paure gruppali, paure individuali, e abbiamo il timore, la vergogna di essere considerati dal gruppo in maniera ridicola. Decio, infatti, una delle manovre di persuasione psicologica che utilizzano i governanti tiranni, è quello di far passare in ridicolo persone intelligenti, scienziati, persone importanti, anche premi Nobel, con l'obiettivo di declassificarli. Allora, noi però dobbiamo superare la paura, perché l'intelletto, l'intelligenza, la logica, lo spirito, il cuore, l'anima, insomma la nostra persona è potente, la nostra persona è potente, il nostro individuo interno è pieno di luce, noi possiamo superare la paura. Quindi, d'accordo con Riccardo, è importante non prestare attenzione a quello che dicono gli altri. E se lo quiero decir rapidamente in spagnolo, io hubiera minimamente, aunque solo un por ciento, escuchado las palabras terribles que durante mi infancia y adolescencia me han acompañado de personas de todo el mundo, incluso mi familia, que me decían que no se puede, que es imposible, que voy a ser el tonto, que voy a terminar ridículo, que voy a acabar mal, que no siga mis sueños, que bla, 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 que soy inútil, que yo no habría hecho nada con mi vida. ¿Sabes qué he hecho yo? He hecho la, 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 non vi ascolto, y he seguido por mi camino. Sigue tu sueño, sigue tu corazón, siempre. Allora, abbiamo una persona che ci dice, la vegana, io voglio partecipare. Allora, se tu vuoi partecipare, io qui ho messo il link che ti permette di partecipare. L'ho già pubblicato nel Facebook, però non so se tu lo hai potuto vedere. Quindi se vuoi partecipare, ovviamente è importante che tu abbia un minimo di italiano come Fabian, e che poi abbia tu una buona connessione, un buon video, un buon microfono, perché in questa maniera tecnicamente sia possibile. Vediamo, ci scrive anche Jenny che dice: vengo dal nord del Messico, la città de los buenos tacos. Quindi ci sono proprio i tacos messicani che sono molto buoni. Ecco, abbiamo Clarissa che mi dice 22 anni, molto giovane, quindi si riferisce ancora al nostro amico. Abbiamo anche, caro Fabian, persone che ancora ti dicono, ti fanno i complimenti, dicono bravo ragazzo, tu parli bene l'italiano, io capisco tutto ma non parlo bene. Bravissimo Fabian. Poi Laura mi dice: Marco, ogni volta che vado in Italia parlo con tutto il mondo, non so che penseranno gli italiani, però io mi faccio comprendere. Brava, così si fa Laura. Ricordate una cosa molto importante: la personalità, il carattere, la forza, la libertà, l'autonomia sono importanti. Sono importanti perché in un sistema sociale, effettivamente le persone tendono a valutare gli altri nella maniera in cui la persona si autovaluta. In poche parole, quello che tu credi si trasforma in realtà. Se tu credi di valere, allora gli altri percepiranno che tu credi di valere. Se tu credi di non valere, gli altri percepiranno la tua insicurezza. Quindi nella vita è molto importante ottenere, possedere, creare e accrescere la sicurezza in se stesso. Quindi la sicurezza in se stessi, la sicurezza o in noi stessi, per poter affrontare meglio il mondo. Quindi brava Laura, tu fai bene a non preoccuparti troppo di quello che pensano gli altri, perché in questa maniera puoi fare la scelta giusta. Lo dico rapidamente para que me entiendan. Desde el punto de vista de la psicología comportamental, la antropología sociológica, la politología, la filosofía, todo está estudiado muy bien y sabemos cómo hecho. Y los gobiernos lo usan en contra de nosotros, que a veces, cuando sentimos presión social por pertenecer a un grupo, seríamos capaces en potencia de hacer cosas estúpidas
tontas, ilógicas y contra nosotros mismos o contra los demás solo por presión social. Así fue que las dictaduras del siglo pasado tuvieron la capacidad de avanzar porque la gente, como tantos borregos y como tantos ovejas, siguieron, digamos así, dictámenes o reglas absurdas, hipócritas, destructivas y acciones realmente criminales. ¿Y cómo lo hicieron? Sencillamente porque, bueno, lo hacen todos. Todos están votando de una montaña. Yo también, ¿qué hago? ¿Soy el único que no se va a votar? Pero es una tontería, te vas a matar. ¿Qué tengo que hacer? Esto es lo que está pasando hoy. Esto es lo que está pasando hoy. Una persona, una cosa, pero... Allora, mucho cuidado, porque tu responsabilidad, tú eres quien está firmando tu consentimiento. No te engañes, no te engañes, ningún otro tendrá responsabilidad, es la tuya. Si tú firmas tu consentimiento para ser un nuevo esclavo, para ser sometido, para hacer algo que está en contra de ti, en contra de la verdad, en contra del amor, en contra de todo lo que es conocemos como lógico, como científico, pues tu responsabilidad, poco importa, te dirán, ah, pero me han obligado, o pero me han dicho que importante, pero he estado suadiendo mucho, pero he metido un montón de presión. Sí, pero tu firma, tu consentimiento, tu responsabilidad. Nadie se va a encargar de lo que te pase. Nadie, absolutamente nadie, nadie. Y está todo escrito por contrato. Así que piensa con claridad. Allora, vediamo un attimino. André dice, non so come si fa per partecipare. Allora, come si fa per partecipare? Io ti do un link. Oh, brava Jenny, come sei brava. Se vuoi partecipare, esattamente, fai bene. Utilizza questo link e partecipi. Jenny, se tu vuoi, visto che sei stata brava a condividere il link, puoi partecipare e io eventualmente posso anche aiutarti con la traduzione. Bravissima Antonia, congratulazioni. Mi dice Marco, io non ho paura di parlare in italiano anche se devo fare ridicolo. Io sono d'accordo con te perché è bello avere un autoironia, una persona sicura di se stessa, non ha paura ogni tanto di fare autoironia. Mi ricordo perfettamente quando iniziavo ad imparare la lingua spagnola che producevo, inventavo tante frasi molto ridicole, incorrette, però mi facevo comprendere e le persone lo apprezzavano, ok? Quindi non vi preoccupate, bravissimo. Vediamo cosa ci dice il nostro amico Riccardo. Quello che tu hai detto in quanto ai mandati familiari è molto vero. Dobbiamo liberarci di tutto quello che non ci permetta di ampliare la nostra mente. Buona giornata anche a te, Susanna. Buona giornata, mi fa tanto piacere. Delma è contenta di poter imparare ascoltando un po' di italiano. Come vedete abbiamo avuto anche oggi una persona che ha partecipato molto coraggiosamente. Un applauso perché è stato molto coraggioso. E Clarissa dice sto ancora cucinando ma non posso parlare con te. Clarissa, ma certo, se stai cucinando, se devi poter cucinare cose buone, chiaro. Non vorremmo mai che la tua stupenda elaborazione culinaria si possa rovinare o bruciare perché parli con noi. Ruben, mi dice, ho molta paura di parlare l'italiano. Caro Ruben, ricordati di respirare profondamente, di sorridere, di sentire energia e poi di lanciarti con tranquillità. Che è lo peor che può passare? Hablando italiano, ahora te diré algo. Si yo puedo hacer lo que pronto en 2-3 segundos haré, tú podrás hacer esto. Si yo puedo hacer esto, la barra la la, sara la para para papá, cua cua, la la la, la 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 la. Ecco, si yo puedo hacer esto y no me ha pasado nada, tú puedes sentirte libre de hablar italiano. Seguro que serás menos cómico y menos ridículo de lo que acabo de hacer. Però se lo haces con personalità, qual è il problema? La la la, la 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 la. Sì o no? Perfetto, allora parla italiano e supera la paura. De hecho, si quieren superare il miedo di hablar italiano e quieren aprender a comunicare in italiano de forma pratica, con mi metodologia, superando la vergüenza, sintiéndose guiados de la mano por mí, entonces suscríbanse al video curso italiano gratis en marconicia.com y lo reciben con la metodología
e sin compromesso tutto al correo elettronico, ok? Ruben dice, grazie Marco, molto buono l'esercizio, bisogna scherzare, scherzare, cosa significa questa parola? Ve lo faccio vedere, guardate, la parola scherzare significa praticamente bromeare, ok? E si scrive così scherzare, guardate, scherzare, quindi mi piace molto. Sería come jugar, di divertirsi, però letteralmente seria me gusta mucho bromear, ok? Quindi dovete sicuramente con tranquillità, con serenità parlare, scherzare, non vi preoccupate, perché alla fine ricordatevi che voi state imparando una nuova lingua. Se voi state imparando una nuova lingua, chiaramente non vi è possibilità di timore, perché state già dimostrando il merito di voler imparare una nuova lingua. Abbiamo anche, intanto, Daniel, io vedo che sei partecipe in questo momento, stai tentando di entrare nella nostra conferenza. Daniel, l'unica cosa è che non vedo la tua videocamera, cioè non riesco a sentire e non riesco a vedere, quindi probabilmente hai un piccolo problema tecnico che devi superare attivando la videocamera e attivando la voce, va bene? Grazie Cairo, sei molto molto, si sono sempre molto interessanti. Jairo dalla Colombia, grazie, e per me è un grande piacere averti qui, caro Jairo, e spero che stiate tutti molto bene. Allora, io sono davvero molto contento della lezione di oggi, una lezione molto interessante. Come avete notato, sto tentando, e scrivetemi voi nei messaggi se ve ne state rendendo conto, sto tentando di integrare le cose semplici, vitali, allegre, gioiose della vita con un po' di ironia, con un po' di intelligenza, simpatia e comicità, le cose importanti, le cose fondamentali, anche le cose complicate. Quindi praticamente è assolutamente importante occuparsi di questo tipo di tematiche. Quindi quando una persona non può parlare, allora deve imparare a parlare in una maniera, diciamo così, intelligente. Quindi tentate di capire come sto codificando il mio linguaggio, perché sto in questo periodo imparando a trascendere la mia normale forma di parlare per continuare a difendere la verità, continuare a difendere la giustizia, continuare a difendere la democrazia e la libertà, però in una maniera intelligente che non viene compresa da tutti, ma sicuramente viene compresa dalle persone libere e dalle persone intelligenti. Ok? Nela mi dà un buon pomeriggio e anch'io ricambio. Quindi adesso credo che per molti di voi sia il momento di pranzare. Quindi pranzare è sicuramente un momento bello da condividere tutta la famiglia, e l'ultima domanda che voglio farti è: oggi a pranzo, questa domenica, con chi la passi? Con chi passerai la domenica? E vi faccio vedere come si scrive, così potete imparare. Con chi passerai questa domenica? Ok? Con chi passerai questa domenica a pranzo? Per essere ancora più specifici, che significa con quien pasarás esto all'almuerzo, oppure si può anche dire con chi pranzerai oggi, significa la versione más simple, con quien almorzarás hoy. Quindi la prima è con chi passerai questa domenica a pranzo, oppure puoi anche dire semplicemente con chi passerai questa domenica, o poi con chi pranzerai oggi, la versione más rapidita, con chi almorzarás hoy. Quindi sono contento di poter ricevere i vostri messaggi, perché in questa maniera vi faccio anche parlare. E Nela mi dice, io sto lavorando, quindi probabilmente la tua giornata è un po' diversa. E poi abbiamo anche Maria che mi dice, sei molto gentile Marco, è molto chiaro, ti ringrazio. Se ti interessa il video corso puoi andare su marconisida.com. ecco, abbiamo oggi passerò il pranzo con mia moglie e i due miei figli. Congratulazioni Riccardo, un forte abbraccio alla tua famiglia, che bello avere
due figli, bravo, congratulazioni. Quindi oggi pranzerai o passerai la domenica con la tua famiglia, con tua moglie e i tuoi due figli. Bravissimo. Abbiamo anche Susanna che dice: pranzerò con la mia famiglia, io pranzo con mio figlio, bravo, brava Anna Claudia. Poi un saluto cordiale anche a Teresita che dice pranzerò sola, ma in realtà stiamo pranzando insieme. Tu puoi attivare questo video durante il pranzo e mangiamo insieme. Allora aspetta, cara Teresita, no te voy a dejar almorzar sola, entonces qué haría yo, no? Podríamos hacer esto, cuando es el horario de comer. Aspetta che ti faccio una sorpresa. Che facciamo? Io pongo, per esempio, pasta. A chi? Una buona foto di pasta. Avessi incontro alguna bella foto di pasta. Mamma mia. Ecco qua. Mi metto così e ti dico, dai Teresita, mangiamo insieme. Va bene. Così non mangi sola. Un forte abbraccio, Teresita. Anche Goretti con la sua famiglia. Poi mi dice anche Delma, un giorno mi piacerebbe partecipare con te e parlare un poco. Certamente, Delma, quando vuoi, ricorda che io ho già pubblicato il link per poter partecipare a queste dirette, quindi con piacere io sarò felice di poter salutarti e anche preparatevi per la prossima volta. Insieme a me potrete partecipare con tanto, tanto gusto. Allora, cari amici, come Riccardo, anche Susanna, tutti quanti mi state ricordando che è ora di pranzo. Allora io direi andiamo a mangiare. Io ho già pranzato perché sono in Italia, però allora io vi do un forte abbraccio, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, grazie per la vostra compagnia e andiamo a mangiare perché in questa maniera si è fatto l'orario per voi andare tutti a mangiare, pranzare con la vostra famiglia. Vi auguro una bellissima domenica piena di amore, di energia, di vitalità, di cose belle. Noi ci vediamo la prossima volta. Solo le spido che por favor le den like, un secondo rapido, un like a este video o si quiere lo comparten en los medios sociales porque esto ayuda un montón para que luego tengan notificaciones de la próxima directa. También se pueden suscribir al canal de YouTube Marco Nisi activando la campanita e poi ci vediamo presto con altre dirette entusiasmanti, allegre, dove voi anche potete partecipare. Un saluto particolare a Fabian per il suo coraggio, per la sua intelligenza. Ruben anche, vedi, praticherà molto per partecipare e per lasciare la paura e la pena alle spalle. Bravo Ruben, io sarò felicissimo di aspettarti. Grazie a tutti. Allora vi saluto velocemente con tanto affetto. Saluto Riccardo, Nela, Maria, Reina, Ruben, Fabian, Delma, Teresita, Rolando, Susanna, Carmen, Goretti, Anna Claudia, un montone di gente, Maria, Maine, Anna, Anne, Antonio, un sacco di gente, Juan Luis, un forte abbraccio a tutti. Vi voglio bene, vi ringrazio per la vostra gentile attenzione. Ci vediamo la prossima. Guardatevi nei messaggi sotto, por favor, díganme orario de vuestros países, porque yo lo voy luego a descodificar usando el mío. Pero me gustaría que me dijeran cuáles son de lunes a viernes los horarios donde mejor les gusta la directa. Veo que muchos países me han escrito, muchos amigos y amigas, que les parece un buen horario. A las 6 a.m. de la mañana, de la madrugada, como sea, las 6 de la mañanita, antes de ir al trabajo, de tantos países, me han dicho, y luego después de las 5 de la tarde, porque mucha gente termina de trabajar y luego tiene tiempo libre de 5 de la tarde a las 7 de la tarde. Dígame si esto le vale para usted también, para yo acordarme un poco mejor y hacer horarios que les den libertad de participar. A veces hago las directas y ustedes están trabajando o están durmiendo. Entonces, si yo me organizo según los horarios que tienen más disponibles, yo con mucho gusto voy a leer los mensajes. Así que escríbanme el horario. Me dice, por ejemplo, México 6 a.m. o Colombia 5 de la tarde. Y yo lo voy anotando, ¿ok? Un forte abbraccio, grazie, leggo sempre i vostri messaggi, vi voglio bene, vi mando un forte abbraccio, mi raccomando, non me tienen que decir qué hora es ahora en vuestro país, mucha atención, no les estoy pidiendo que me digan qué hora es ahora en vuestro país, yo lo sé qué hora es, le estoy pidiendo que me digan cuáles son los horarios de lunes a viernes que tienen disponibles y libres para yo eventualmente modificar mis horarios
a un horario que a ustedes le venga mejor. Hay gente que a lo mejor le viene bien 6 a.m. de la mañana o después de las 5 de la tarde. Me refiero a eso, que me digan cuándo tienen horario disponible para yo hacer los directos en esos horarios, ¿ok? Poi leggo i messaggi, una volta che ho terminato, quando termino la diretta lo vuoi leggere, entonces scrivanlo después che lo vuoi leggere con calma. Allora, un forte abbraccio, ciao Clarissa, sono contento che ti sia piaciuta questa lezione, un forte abbraccio anche a tuo figlio Juan e tuo marito, grazie per la chiacchierata, molto interessante, grazie Marco. Ciao a Claudio, anche a te, un pomeriggio bellissimo per tutti voi, vi leggerò con voglio bene, un forte abbraccio, ci vediamo alla prossima da Marco, ciao, ciao ciao, statemi bene, che bella cosa è una giornata.